fare un errore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia. Ave Maria.
prima che deponiamo la Madonna sull'altare maggiore, come l'anno scorso, vogliamo fare un segno bello, semplice, ma che dice anche il senso dell'amore della Madonna. La preghiera che viene adesso offerta alla Madonna è quella dell'emigrato, e poi la consacrazione anche dei segni. Verrà posta al collo della Madonna uno dei tanti ex voti che lei ha ricevuto nel tempo, nella storia, una catena d'oro che risale forse all'inizio del Novecento, quindi dice anche la bellezza di quello che è l'amore dei nostri padri per la Madonna, e sarà un segno che ogni anno si metterà la Madonna come ricordo bello. E poi dopo, proprio per queste persone, fratelli, sorelle che sono ormai in mezzo a noi per lavoro e integrazione, gli emigrati o anche persone di altri paesi, di altri popoli che lavorano qui nella nostra terra, c'è un foulard molto bello sul quale può essere segnato il proprio nome e cognome, e questo foulard dopo verrà messo fuori dove c'è lo stand dei ricordini del santuario, che in questi giorni potete anche dirlo alle persone, per esempio alle badanti, a persone che stanno nelle nostre terre o quasi nelle nostre case, se vogliono apporre la loro firma a questa bandiera che poi rimane qui in santuario come segno della Madonna. Ora, veramente con attenzione e con fede, ascoltiamo la preghiera che viene rivolta alla Madonna. Preghiera per i migranti. Proteggi, Vergine Maria, i migranti che hanno lasciato la terra di origine, percorrendo le strade del mondo. Aiutali, Signore, ad essere fedeli alla propria identità di origine, alle loro radici culturali e religiose, trasmettendo i valori ai loro discendenti. Anche tu, Maria, sei stata costretta ad allontanarti dalla tua terra ed accolta in Egitto. Hai assaporato la tristezza della fuga e l'estremità dei luoghi. Tu comprendi, oh Maria, come è duro andare altrove per guadagnare il pane e cercare tante volte in vano qualche lavoro. Dona loro la forza e il coraggio di ricominciare ogni giorno con rinnovato amore il loro cammino nella speranza di tempi migliori. Fa che incontrino amici che sappiano condividere la bontà del cuore e la serenità dell'accoglienza. La loro nuova patria sappia leggere ed apprezzare la loro storia. Li aiuti a ricordare la loro terra e ad integrarsi nella nuova patria. Amore e condivisione siano i nuovi doni che con gesti gratuiti e ricolmi di attenzione possano incontrare. Consolatrice degli afflitti, non abbandonarli mai. E dopo questo esilio terreno, mostra a tutti noi il frutto del tuo seno, Gesù. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera del migrante. Madre dolcissima di Cristo e Madre nostra, noi migranti che la volontà di Dio e la povertà hanno condotto a cercare fortuna nelle varie nazioni d'Europa, vogliamo oggi dichiarare il nostro amore per te, Madre di tutti gli uomini. Tu sai che dentro il nostro cuore conserviamo ancora intatte le cose più care che abbiamo portato con noi quando un giorno partimo da lontano: il dolore dei parenti, l'ultimo addio degli amici, la tristezza dei vicini di casa, le cadenze del nostro dialetto, il ricordo struggente del nostro paese, delle sue vie,
delle sue chiese, delle sue tradizioni, l'austera bellezza del nostro mare e dei nostri monti. Aiutaci a non dimenticarci di te, o madre dei migranti, nostra compagna di viaggio e testimone silenziosa delle nostre solitudini. Noi ti imploriamo ancora, cammina con noi. Conforta abbondantemente la nostra famiglia. Fa che non ci manchi il gusto della vita, il senso della nostra esistenza, la ricerca appassionata dei valori dello spirito, il riferimento costante all'assoluto, a Dio. Aiutaci a riscoprire la bellezza del silenzio, la gioia degli incontri, il sapore della conversazione, il gaudio dell'accoglienza, l'impagabile conforto dell'unità familiare, il valore della gratuità, la dolcezza del perdono. Rendici capaci dello stupore. Liberaci dalla cattiveria. Facci comprendere che i beni di questo mondo non sono tutto. Sostituisci la nostalgia antica della nostra patria e del nostro paese con una insopprimibile nostalgia di cieli nuovi e di terre nuove, in cui possano regnare la pace, il rispetto, il dialogo, la ricerca del bene comune. Proteggi le nostre famiglie, benedici il futuro dei nostri figli perché seguano la verità e si lasciano guidare dal Vangelo. Riempi di luce e di speranza le nostre case. Donaci infine, o madre, che hai conosciuto emigrare, la gioia della vera libertà. Fa che camminando lungo le strade di questo mondo verso il regno, siamo portati della tua parola, portatori della tua parola, della tua pace fondata sulla giustizia e sull'amore. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta tra le donne e tu sei benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima assunta in cielo, prega per noi e per il mondo intero. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso una cosa. Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria,
Dite fuerunt presentes instrucciones in civitate Neapolis, primo januari dell'anno del Signore 1492, sopra la fabbrica ordinata della maestà del Signore Re Ferrante d'Aragona, da farese in lo monastero de Santa Maria de Argenzo. Questa rappresentazione storica fece memoria di tanta magnificenza regale da parte del Signore Re Ferrante d'Aragona. State attenti in vedere come la corte tutta regale viene rappresentata. La maestà del Signore Re Ferrante con la regina sua consorte viene a rendere omaggio alla regina dello cielo e della terra, Madonna assunta per grazia ricevuta. In primis apre il corteo lo gonfalone con stemma regale di casa d'Aragona. Segue un gruppo di damigelle di corte che con omaggio floreale aprono la strada ai consorti reali. L'araldo a cavallo con la spada regale precedono in mantinente Re Ferrante et Regina. Quinci, poscia la famiglia tutta regale vuolesi rappresentare con Alfonso d'Aragona, Ippolita Sforza, con Eleonora, Beatrice et Maria. Et infine Ercole d'Este, Mattia Corbino et Antonio Piccolomini. Segue gruppo di infanti regali con nutrice. Et quinci avanzano rappresentanti eletti di nobiltà napoletana che seguono lo bello esempio del re loro. Poscia i tamburini annunziano che i ziandio, gli amministratori, sono presenti. Nel corteo regale non fanno difetto musici con il buffone di corte, rappresentanti del clero ed altri dignitari.
ringraziato sia lo Signore nostro Gesù Cristo, che anche a noi ha dato occhi per vedere questo omaggio renduto alla Maestà sua Madre, Madonna Assunta.
Thank you.
Vieni pure a me, scalzo, vieni, vai a trovare. Udite, expedite fuerunt presentes instrucciones in Civitate Neapolis, primo januari dell'anno del Signore 1492, sopra la fabbrica ordinata della maestà del Signore Re Ferrante d'Aragona, da faresi in lo monastero di Santa Maria di Argenzo. Questa rappresentazione storica fece memoria di tanta magnificenza da parte del Signore Re Ferrante d'Aragona. State attenti in vedere come la corte tutta legale viene rappresentata. La maestà del Signore Re Ferrante con la regina sua consorte viene a rendere omaggio alla regina dello cielo e della terra, Madonna assunta per grazia ricevuta. In primis apre lo gonfalone con stemma regale di Casa Aragona. Segue un gruppo di damigelle di corte che con omaggio floreale aprono la strada ai consorti reali. L'araldo a cavallo con la spada legale precedono in mantinente Re Ferrante et Regina. Quinci, poscia la famiglia tutta legale vuolesi rappresentare con Alfonso d'Aragona et Ippolita Sforza, con Eleonora, Beatrice et Maria, et infine Ercole d'Este, Mattia Corbino ed Antonio Piccolomini. Segue gruppo di infanti regali con nutrice. Et quinci avanzano rappresentanti eletti di nobiltà napoletana che seguono lo bello esempio del re loro.
poscia i tamburini annunziano che il ziandio e gli amministratori sono presenti. Nel corteo regale non fanno difetto musici con il buffone di corte, rappresentanti del clero ed altri dignitari. Ringraziato sia lo Signore nostro Gesù Cristo che anche a noi ha dato occhi per vedere questo omaggio renduto alla Maestà sua madre, Madonna Assunta.
tutte le loro autorità, che ho già salutato quando sono arrivato, naturalmente non a nome mio, ma a nome della Madonna, che è lei la padrona di casa, ci dà il benvenuto a tutti. Vorrei dire solo grazie a tutti quelli che partecipate, a tutti quelli che poi hanno preparato queste feste e questa celebrazione in modo particolare. Un grazie del tutto a coro particolare, al coro che ci ha fatto ascoltare da un antico anticonario di circa 700-800 anni fa che abbiamo esposto qui. Ecco, l'ingresso della messa che si cantava, che i monaci di allora cantavano alla Madonna. Siamo nella gioia perché il Signore ci ha dato una mamma che ha assunto in cielo. Allora il grazie va a tutti voi, ma il grazie va soprattutto a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, nella solennità della Madonna assunta in cielo, riconosciamo i nostri peccati. E con umiltà di figli poniamoci davanti a Dio che Padre e chiediamogli perdono. Signore Gesù Cristo, Maestro e Salvatore del mondo, accogli in questi giorni solenni tutti noi e ti presentiamo l'olio che arderà in questa basilica davanti all'immagine della Madonna Santissima, tuo nostro e nostra Madre. Con questo gesto intendiamo prometterti di custodire gelosamente la famiglia della fede che tu hai acceso nei nostri cuori al momento del battesimo. No, rinnoviamo l'impegno che ci hai proposto nel Vangelo, e la nostra luce brilla dinanzi agli uomini, affinché essi vedano la nostra opera buona e diano gloria al Padre che è nei cieli. Tu, Signore, che hai voluto tuoi collaboratori nell'opera della salvezza del mondo, e fa che sappiamo unire i nostri sforzi con quelli di tutti gli uomini di buona volontà per realizzare il bene dell'umanità, nella verità e nella libertà, nella giustizia e nell'amore. Il tuo Spirito, fiamma viva dell'amore, trasformi la nostra vita e ci dia la gioia della fratellanza sincera, l'impegno del generoso servizio e lo zelo dell'apostolato. Il nostro amore verso tutti i fratelli in Cristo diventa sempre più ardente per collaborare più intensamente con loro dell'edificazione del tuo regno. Fa che la nostra comunità parrocchiale, cittadina e diocesana sia nella tua Chiesa ed esempio di vita e di fede, di speranza incrollabile e di carità operosa. E tu, o Maria Santissima Assunta, nostra celeste patrona, sia la nostra avvocato presso l'Altissimo. A te affidiamo gioia e dolore, ansia e speranza, soprattutto nei nostri fratelli sparsi per il mondo, ma anche di coloro che, proveniendo da paesi lontani, abitano in mezzo a noi. Non dimenticarci, o Maria, in questo esilio terreno ora nell'ora della nostra morte. Amen. Sì, benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su quest'olio, destinato ad alimentare la fiamma che arderà per sempre, in segno di devozione e di fedeltà a te, Signore nostro, e alla tua Santissima Madre. Raviva nei nostri cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore, perché possiamo riconoscere Cristo tuo Figlio, presente nel sacramento dell'Eucaristia, nella Chiesa e nel più piccolo dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Maria, Madre del Signore, splende nel cammino del popolo di Dio, segno di sicura speranza e consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Preghiamo insieme, diciamo con fede, ascoltaci, o Signore. O Signore, per intercessione della Vergine Maria Santissima in cielo, ti preghiamo per i ragazzi, i giovani della nostra terra, perché non manchi mai la loro fiducia nella vita e il coraggio di testimoniare la loro fede cristiana. Preghiamo. Ascolta. O Signore, che hai voluto per mezzo della Vergine Clementissima asciugare tante lacrime e risanare tante piaghe, ti preghiamo di soccorrere il popolo di Puglia, ascoltando coloro che soffrono, le famiglie in difficoltà per la mancanza di lavoro e di casa. Fa che non venga mai meno la speranza per il domani e la solidarietà degli uomini e delle donne di buona volontà. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, Padre del Cristo, nostro Salvatore, per mezzo di Maria, Vergine santa e premurosa, Madre, ti preghiamo per i più piccoli, i più poveri, i più abbandonati dalla nostra gente. Fa che non siano dimenticati da tutti coloro che debbono o possono aiutarli. Preghiamo. O Signore, che hai voluto che la Vergine gloriosissima fosse assunta in cielo, rendici capaci di lottare come lei contro tutte le forze del male, che si manifestano anche nella nostra valle, in San Felice al Cancello. Preghiamo. O Signore, che hai voluto che la Vergine Potentissima, piazzando la sua sede in questa valle, facesse di questo santuario un faro di luce, ottieni per la sua intercessione alla gente del nostro comune di Arienzo la fedeltà al santo deposito della fede, a noi trasmesso dalla pietà dei nostri padri. Preghiamo. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in anima e corpo al trionfo del tuo figlio, riconosciamo in ogni persona umana il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Preghiamo. Il Signore è Dio nostro, che ci hai nutriti del pane di vita eterna, nel ricordo della gloriosa assunzione della Beata Vergine Maria, concedi ai tuoi fedeli di essere liberati da ogni male nella vita presente e nella futura, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione solenne, ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre, per intercessioni di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. Tutti voi che celebrate con fede la solennità di Maria assunta in cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo. Thank you.
scusatemi un attimo. Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel febbraio del 2011, nobile Salvatore e Agnello della Valle, uniti da una leale amicizia, basata soprattutto sui principi della fede cattolica, hanno affidato alla nostra adorata Madonna Assunta i loro cari, Matteo ed Ubaldo, affinché con la sua grandezza di madre regina li proteggesse, facendo sì che superassero i gravi problemi di salute. La nostra amata Madonna Assunta ha ascoltato la nostra immensa fede ed ora li protegge ed accompagna nella loro vita terrena, dando loro la forza di superare le avversità della loro malattia. Salvatore e Daniello, per ringraziarla, la nostra amata Madonna Assunta, hanno deciso di offrirle un semplice dono votivo, un giglio portato a spalla, segno del loro ringraziamento e sacrificio e colmo dei prodotti della nostra amata terra. Buon Ferragosto a tutti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you.
terra con te. Ricolmo dei simboli del lavoro che il popolo a te consacrato in festa oggi ti offre. Volgi il tuo sguardo materno verso la tua valle e donale lavoro, serenità e pace. Proteggi il Papa, il nostro Vescovo, i sacerdoti e tutti noi. Guida i nostri figli nel loro cammino. Disarma la mano di quanti ricorrono alla violenza. Fa rinsavire i mercanti di droga. Benedici il nostro lavoro. Concedi ai nostri fratelli che come semi sono andati a riferire lontano dalle proprie origini di avere una vita decorosa e serena. Tutto mamma, dona il tuo aiuto alla pace. Bravo. Grazie. Ho capito.
Natale che cantare, mio amore. Buongiorno, Mario. A noi una doppia preghiera se è possibile. Grazie. Ai. Thank you.
Grazie. A che ora siete partiti voi? Ah no, lo stesso. Questo carro votivo arriva dalla zona Loredo e Concrada di Santa Maria a Vico ed è stato donato dalla famiglia De Lucia alla Madonna Maria Santissima Assunta per grazia ricevuta e per una grande devozione della Santa Vergine che ogni anno in questo giorno viene venerata. Questo carro contiene pane, pasta, vino, taralli e tanti altri prodotti agricoli. Rappresenta un momento di fede e di folklore della civiltà contadina, una tradizione che non dovrà mai perdersi col tempo. Possa la Madonna Assunta proteggere sempre questa città e benedire tutti i suoi abitanti. Viva viva la Madonna Assunta in cielo, tutta avvolta nel suo azzurro velo, il suo sorriso illumina ogni cosa e tutto il mondo colora di rosa. A lei questo carro è stato donato, con molta cura è stato preparato, è tutto ricco di cose buone e noi rispettiamo questa tradizione. Viva questa bella festa popolare e la Madonna Assunta dobbiamo ringraziare. E adesso in onore della Madonna Assunta ci ascoltiamo l'Ave Maria cantata da Enzo Martino. Thank you.
Il Signore sia con voi. Abbiamo cominciato questa celebrazione con un canto antichissimo, di almeno 7-8 secoli fa, quando i monaci cantavano il giorno dell'Assunta, proprio il 15 agosto, già allora, la gioia di vivere questo momento insieme alla Madonna Assunta in cielo. Godiamo insieme agli angeli, così cantavano, insieme a tutti i cori celesti. E poi c'era una parola, eruttò il mio cuore, come il Vesuvio, che erutta, che il cuore è così pieno di gioia per manifestarlo. Io penso che la Madonna di questa festa è il momento più bello per lei. Ecco perché alle persone più care, le persone che hanno più bisogno di lei, facciamo in modo che anche per noi diventi il momento più bello di questa nostra festa, per vivere questo momento insieme a Maria. E che lo vogliamo fare in un modo molto semplice, con la benedizione che ci ricorda il nostro battesimo. E con la grazia che abbiamo ricevuto, in cui abbiamo partecipato già all'Immacolatezza di Maria. E adesso insieme a lei vogliamo continuare il nostro cammino. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per risorgere con Lui alla vita nuova. Insieme ripetiamo: gloria a te, o Signore. Gloria a te, o Signore. Thank you.
grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa memoria della Beata Vergine Maria, salute degli infermi. Partecipa in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. A tutti i sofferenti che guardano a lei, offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità a Cristo, che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi al Signore che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Thank you.
Padre del tuo unico Figlio, che abbiamo ricevuto con gioia, nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi alla felicità eterna, per Cristo nostro Signore. Maria ci mostra Gesù sulle sue ginocchia, adesso ce lo dona con la sua benedizione, con la benedizione eucaristica. Chieda e malato.
In questo giorno solennissimo, il tuo popolo fedele è adunato nella Basilica e consacrata per venerarti, implorarti e ringraziarti. E dinanzi al tuo trono ci sono i fedeli a te più cari, gli ammalati, il cui dolore tu ben comprendi perché inesorabile lo hai provato ai piedi della croce. Dopo questa celebrazione eucaristica, noi ammalati vogliamo offrirti quel poco che abbiamo, ma tanto vogliamo chiederti. Ti offriamo, Madre, la nostra identità, la disabilità, i disagi e le frustrazioni della vita quotidiana. Ti chiediamo, certi della materna protezione, di avere la forza di accettare serenamente la malattia, di saper comprendere il mistero del dolore, di poter dire nei momenti in cui, Signore, sia fatta la tua volontà, di saper trasformare nella difficoltà il grido di dolore e di sconforto in una preghiera di aiuto e di speranza, di gratificare con un sorriso i nostri familiari e quanti amorevolmente ci assistono, di ringraziare il Signore per i doni elargitici in passato e per le gioie che ancora vorrà concederci questa vita terrena. Ora, con lo sguardo rivolto al cielo, fiduciosi del tuo aiuto, ti chiediamo di purificare il nostro cuore dalle colpe passate e presenti, di allontanare dalla nostra mente i cattivi pensieri, di liberare il nostro animo dalle umane debolezze, in modo che un giorno, con la tua intercessione, possiamo essere meritevoli del perdono di Dio e del tuo Figlio Gesù. Amen. Signore. Amen.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 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 Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te.
No.
preghiamo perché il Signore ci ispira, perché lei che è la madre della misericordia ci faccia vivere bene questo anno. E se dall'appuntamento non è prima, sarà per l'anno prossimo, ma certamente può darsi che possa scendere senza noi anche prima. Chiediamo a lei tutte le nostre famiglie e con l'augurio che ognuno possa tornare a casa tua, qui nel nostro paese, dove tu viene, con quell'amore della madre che ci unisce tutti. Ave Maria.